un motivo strategico. Uno, che sia per un privato, che sia per un condominio, che sia per una banca o un'assicurazione, che sia per qualunque soggetto che possa, un ente pubblico, una testata giornalistica, che possa trovarsi in mediazione, uno, a sottrarsi dall'incontro di programmazione. La comunicazione a freddo non partecipo, la giurisprudenza la sta sanzionando pesantemente ormai da un anno e mezzo a questa parte. Ho qua con me una quarantina di sentenze che dopo mi piacerebbe magari un po' condividere. Non sto dicendo non trovare l'accordo. Non trovare l'accordo potrebbe essere una strategia. Non tutti hanno le risorse economiche, finanziarie, sociali, culturali per risolvere una controversia domani. A volte si ha bisogno di non risolverla domani. Ma non so chi ha convenienza di andare in causa con l'esperienza di un procedimento di mediazione dal quale ci si è sottratti, con delle bieche motivazioni, quando la giurisprudenza dice ormai che nell'ambito delle materie obbligatorie, se è possibile trovare un accordo, non si supera la condizione di procedibilità, se all'incontro di programmazione si sceglie, scelta legittima ma che ha delle conseguenze, di non affrontare la mediazione. Se vado dal giudice con un verbale negativo all'incontro di programmazione, non ho superato la condizione di procedibilità. Questo credo che sia un elemento fondamentale sul quale fondare anche la strategia dell'uso strategizzato delle controversie. Forse un anno fa, io da giurista, analizzando la norma, già lo sostenevo, però avrei avuto qualche difficoltà nel sostenerlo, perché avrei dovuto invocare una costituenda giurisprudenza che ancora però tardava a costituirsi. Oggi invece è chiaro che è così. Lite temeraria per le banche e le assicurazioni che non aderiscono all'incontro di programmazione, non superamento della condizione di procedibilità se è possibile valutare soluzioni conciliative e semplicemente decido di non esperire il tentativo di conciliazione. A livello di osservatorio sull'uso del sistema DR, che è un ente che si è costituito dopo diversi incontri all'interno della Camera dei Deputati, del quale ho l'onore di far parte del Consiglio Direttivo, abbiamo analizzato e stressato la giurisprudenza e la norma sotto ogni punto di vista. L'incontro, il procedimento di mediazione inizia in termini temporali col deposito delle istanze. Inizia col deposito delle istanze in termini temporali e si conclude 3 mesi dopo. Poi su 3 mesi avremo motivo di parlarne rispetto ai crediti d'imposta, ai benefici fiscali e a quei regolamenti di organismo che prevedono i poteri di erogare. Perché l'Agenzia delle Entrate non riconosce benefici fiscali, non riconosce crediti d'imposta a chi li deroga, quindi non sono derogabili. Cioè sono derogabili mutando il rito. Vado fuori dal rito e vabbè, poi posso trovare un accordo anche al bar. In questo caso lo trovo all'organismo di mediazione, forse nessuno contesterà il titolo esecutivo, magari lascerà pure gli effetti nel giudizio, ma penso al fatto che nessuno ancora si è svegliato a guardarlo da altri punti di vista. L'Agenzia delle Entrate, che per motivi che è inutile che vi dica, è molto attenta agli aspetti rituali, dice i benefici fiscali sono per quel procedimento là, quello del 28, che non dice che dura 3 mesi salvo diversa partizione delle parti, che non dice che dura 3 mesi, e che nell'elenco di ciò che l'organismo può fare non c'è scritto che può derogare il termine dei 3 mesi. Quindi se lo deroghi stai derogando il rito e va bene, non è mica vietato trovare un accordo con un rito che è simile a quello del 28 ma è leggermente diverso, però è un'altra cosa. Perdita dei benefici fiscali, perdita dei crediti d'imposta. Basta essere consapevoli, basta che i clienti degli assistenti di parte lo sappiano e basta che i mediatori lo sappiano ed informino le parti che questa è la circostanza che ormai sta consolidandosi. Dicevo, la linea del tempo parte dal deposito delle istanze e scade 3 mesi dopo. E va bene. Il procedimento di mediazione quando inizia? Inizia dopo l'incontro di programmazione.
Perché se voi leggete l'articolo 8 del decreto 28, e vorrei provare a leggerlo con voi,